Salve a tutti, io sono Destipe. Se non sono un episodio della Dest... Salve a tutti, io sono Destipe, se non sono un episodio della Desticraft. Commento che mi farà sclerare. No, adesso scherzando. Ovviamente notte, proprio quando inizio a registrare. Il commento vincitore è quello di fare l'orto più grande. L'AES. Vabbè, sono. Allora, io mi sono tolto le cuffie perché giustamente ho sentito un rumore. Mi tocca urlare? Grazie vicini, non siete mai serviti a niente. Grazie. Facevo le cuffie. Vabbè. E il commento vincitore è quello di fare la fattoria più grande di Minecraft. Allora. Allora sti vicini della minchia. Che devono pupare e basta. Che non servono a nient'altro. Pupano e basta. Proprio quando comincio a registrare, voglio iniziare a usare il trapano. Beh, questo qui che mi ha scritto nei commenti scrive tutto più grande di Minecraft. Comunque io cerco di fare del mio meglio, dico più grande del mio meglio, e ditemi anche nei commenti se avete fatto qualcosa di più grande e vantatevi. Io cercherò comunque di far grande, però... Ce l'ho con sto conino. Vieni. Metto via la spada. Ma muori. E direi di andare come sempre in miniera. Forse nello scorso episodio non l'ho fatto. Ma forse sì. Forse non ho trovato niente. Stavo morendo. E mio nonno guarda la TV. Col volume alto perché è sordo. Nonno! È sordo. Nonno! Puoi chiudere la porta e abbassare il volume che non sento niente e i miei iscritti meno di niente. Ti chiudo la porta di mezzo. Tutte e due. Se non soffri di claustrofobia, io devo registrare, cosa vuoi? Momenti di litigio con mio nonno. Ah. Vabbè. D'altronde mi sono tolto le cuffie apposta per sentire se sono fortunato oggi. Smeraldi? Non ho spazio. Lasciamo sto fiorellino inutile che può pupare e basta. Vabbè, ma non sono tanti, cioè, vabbè, ho avuto fortuna perché stavo scavando a caso smeraldi così, a caso. Oggi mi sento fortunato, a parte i muratori, a caso, tanto prima o poi trovo qualcosa. Qui? Ah. E non ho di nuovo spazio. Cosa lasciamo? Questo? Che culo. Pure il ferro c'è. Non ci serve. Ok. Cioè, sono stato fortunato, so che non c'avevo abbastanza spazio. Basta, 5 basta. Vabbè, non mi lamento, però io proverei.
Ah, c'è l'acqua, vabbè. Se la mancavo, potevate prendermi in giro. Eccolo il ferro lì. Nei commenti potevate scrivermi Nabbo. A me proprio non piace quando mi chiamano Nabbo, ma quando proprio lo farei anch'io, non la mancavo. E qua in quanto ferro. Oggi sono proprio fortunato. So che io vorrei anche cominciare a fare la fattoria che, beh, voi non vedete quanta fatica ci metto, ma mi tocca. Dov'è che devo... Ah, lì. Dai. Salto della fede. Vabbè, allora io direi di cominciare a saper fare parkour. Tanto dove sono? Perché non sono caduto del tutto, questo vorrei saperlo, ma meglio, guarda. Che pro che sono. Mi so salvare davvero bene. Cioè, salvare, vabbè. Quello ci riesco, stranamente. Qui però nessuno c'è cascato. Ero sicuro. Prendiamo un po' dall'orto. Al posto. Il fiore inutile. Io farei solo sta striscia. Controlliamo se... Qui c'è già una mucca per il mio orto, allora. La legna mi serve. Ma i funghi, la legna. Devo farmi... A farmer. Potrebbero servire per la TNT, però. Ok, da adesso in poi taglio, taglio, taglio. Io vi dico una cosa. Sono in mezzo alla terra, non devo sopravvivere così. Io ce l'ho messo tanto tempo. Vi ricordate il cavallo che stava qui? Ecco, adesso non c'è più. Ho lasciato questo qui, vabbè. Devo portarlo. Ora sarà solo 5. Ci ho messo tanto, ovviamente. Tutti fanno robe meglio di quello che ho fatto io. Non ho neanche messo a cucinare il ferro. Intanto che vi dico, vabbè, in creativa, vabbè, anche in sopra... No, in creativa sicuramente tutti fanno di meglio. Però io vi dico che ho fatto, cioè, quello che potevo, che non potevo mica, mi serve...
più carbone. Prossimo episodio è la ricerca del carbone. Non potevo stare, cioè ci ho messo tanto, cioè non è che ci ho messo poco tempo, perché per trovare tutti gli animali ci avrò messo una mezz'ora, 45 minuti. Io ho sprecato tanto il tempo. Perché mi faccio danno così? Ho sprecato tanto del mio tempo. Spero che vi piaccia, anzi vi deve piacere, perché no. Tanto ho intravisto lì un villaggio strano. Il prossimo episodio ci andrò lì prima di fare quello che mi consigliate. Magari mi consigliate di andare lì. Ecco. Il mio cavallo. Il mio cavallo, stavo dicendo. Il mio cavallo, quello perfetto, quello che piace a me, quello lì. Poi qui ci sono i polli, che erano 4 e basta. Poi gli faccio fare le cose sconce. Limone fra polli, ma vabbè. Tu, quei semi, non riesco a darteli. Poi, no, qui ci sono le pecore. No. Perché allora, avevo scavato un pezzo, non c'avevo maglia di mettere un altro pezzo, quindi... Che figo. Mi sa che sono il primo, ho inventato un nuovo metodo, cioè basta scavare sotto, metterne 2 e ce la fai. Vabbè, qui ci sono le pecore, poi qui ci sono le mucche con un lupo che sta di guardia, spero non le mangi, appena detto, no, non si mangiano. Bravo. Ho delle ossa. Ancora, pensavo avessero finito. Tutti vicini. Oh. Però adesso mi segue, io vorrei farlo restare lì, ma non importa, qui ci sono i maiali. Mi serve. Vabbè, lì ci sono i maiali, gli asini. E i miei vicini, che sono gli animali più grossi. Spero che non mi abbiano sentito, comunque. Direi di finire qui. Andando a pregare alla statua. Oggi in poi ogni video della Destiny Craft finisce così.